Anticipazione una vita, trama puntate 25-30 settembre 2017. Fabiana viene arrestata. Lunedì 25 settembre 2017. Martin trova lavoro grazie a Pablo. Cayetana insiste e chiede a sua madre di consegnarsi alla polizia e ammettere le sue colpe in merito all'improvvisa sparizione di Ursula. Fabiana, impaurita, non sa cosa fare. Di ritorno dal maneggio, Pablo avverte un malore. Servante indaga sul nuovo lavoro di Leandro, ma quest'ultimo, per non alimentare pettegolezzi, gli racconta una piccola bugia. Teresa, dopo essersi sottoposta alle cure del dottor Galvan, inizia a sentirsi meglio. Scopre inoltre che vi è un luminare della medicina che potrebbe essere d'aiuto a Cayetana, il cui volto è rimasto sfigurato a seguito dell'incendio, sviluppatosi nella sua abitazione. Martedì 26 settembre 2017. Rosina accetta di lasciarsi corteggiare da Liberto e gli chiede un grosso favore. Nessuno dovrà venire a conoscenza della loro liaison. Dovranno vedersi di nascosto. L'arrivo dell'integerimo commissario Ignazio del Valle si rivela importante ai fini delle indagini di Mauro contro Cayetana. L'ispettore però non sa che l'uomo è un grande amico della famiglia dei Varela e in particolare di Humildad. Fabiana vorrebbe autoaccusarsi della morte di Ursula e poi partire. Cayetana però glielo impedisce. Deve finire in carcere al suo posto. Fabiana, addolorata, è sul punto di costituirsi. Mercoledì 27 settembre 2017. Del Valle si reca da Mauro per comunicargli che arresterà al più presto Cayetana. Teresa nel frattempo annuncia alla sua amica che è riuscita a mettersi sulle tracce di un facoltoso chirurgo estetico che potrebbe aiutarla a rimuovere le cicatrici che le deturpano il viso. La donna però ha altro a cui pensare. La falsa Sotelo Ruz poi decide di fare un giro per le vie della città. Le signore del quartiere però iniziano a guardarla con sospetto e diffidenza. Humildad confida a Teresa di aver scoperto che Cayetana verrà arrestata nel giro di pochissimi giorni. Giovedì 28 settembre 2017. Teresa, furiosa, si reca in commissariato per minacciare Mauro. Se non la smetterà di rendere un inferno la vita della sua amica, rivelerà a Del Valle che ha ingaggiato un falso testimone per sbattere in prigione la finta Sotelo Ruz. E non solo. San Emeterio, però, non le presta ascolto e va dritto per la sua strada. Il giorno seguente ha luogo un nuovo furioso battibecco tra Mauro e Teresa. L'uomo minaccia la sua amata. Le dice che se spifferà ad Ignazio del Valle che si sta servendo di prove false per trarre in arresto Cayetana, lui rivelerà al giudice chi è la vera Teresa Sierra. Fabiana, senza un apparente motivo, lascia alcuni regali in soffitta per le sue amiche domestiche. Venerdì 29 settembre 2017. Dopo una furiosa discussione, Teresa e Mauro si lasciano andare a un tenero abbraccio. Il commissario del Valle se ne accorge e lo riferisce a Humildad. Il dottor Galvan decide di mantenere il segreto professionale in merito alle rivelazioni che la Sierra gli ha fatto durante le sedute di psicoanalisi. Cayetana insiste e pretende di sapere al più presto la verità. Servante e Martin pervengono a un punto d'incontro. Anche Pazienza e Casilda fanno pace. Le domestiche si accorgono che Fabiana è intenzionata a lasciare Casia Strentotto. Guadalupe chiede spiegazioni a Cayetana. Quest'ultima intanto spera di ritornare al più presto bella come un tempo.
Sabato 30 settembre 2017. Susanna scopre che Leandro lavora ai magazzini Nuovo Secolo. Maria Luisa decide di organizzare una festa per Victor a casa Hidalgo. In quartiere arriva Huertas, un'affascinante domestica in cerca di lavoro. La giovane si reca alla Deliziosa per poter parlare con Juliana. Leonor è molto preoccupata per Pablo, che non fa che lamentare fortissimi dolori alla schiena. Liberto porta Rosina in un cinematografo a luci rosse. Mauro si reca da Cayetana, pronto a metterle le manette. Fabiana si fa avanti, autoaccusandosi della morte di Ursula. San Emeterio non crede alla sua versione, ma per legge è costretto a dichiararla in arresto. Rosina scopre che Martin ha girato una pellicola piccante con Enricheta. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.